Siano lodati Gesù e Maria. Bene, sorelle carissime, la Chiesa oggi, come sappiamo, celebra la festa dei Santi Gioacchino ed Anna, che sono i genitori di Maria Santissima, nonché i nonni di Gesù. Un tempo, penso che sappiate, questa festa era celebrata in date separate. Il 26 luglio era Sant'Anna, il 16 agosto era San Gioacchino. Poi, dopo la riforma liturgica, sono stati riuniti insieme e celebrati in quest'unico giorno. Celebrare questa festa significa far riferimento anche a San Giovanni Damasceno Crisostomo, adesso vedo ricordare, non ricordo bene chi, che si legge la lettura sua nell'ufficio delle letture della Chiesa di oggi, quando narra la storia di Sant'Anna e del concepimento di Maria, fa riferimento a dei dati che vengono dalla tradizione, perché la Bibbia non parla dei Santi Gioacchino ed Anna. I nomi stessi vengono da una tradizione diffusasi nel secondo secolo, così come tutte quante le vicende che hanno caratterizzato la vita di questi sposi, il concepimento di Maria e la loro morte. Quindi non so se li avete già conosciuti, penso che sia mio dovere, insomma, di parroco, dirvi quali dati sappiamo dalla tradizione, una tradizione che certamente gode del consenso della Chiesa. Ovviamente, per essere genitori della Madonna, come saranno stati Santi Anna e Gioacchino, perché il nostro Signore le sue scelte le fa bene, erano due sante persone, tutte e due. E a quanto la tradizione ci trasmette, Anna non aveva avuto figli, quindi non aveva avuto figli durante l'età feconda, quindi, e fece un voto al Tempio, d'accordo con San Gioacchino, che se avesse avuto finalmente un figlio l'avrebbe completamente donato al Signore. E nostro Signore ha avuto non solo la bontà di soddisfare questa grazia, ma di dargli quella figlia. E quindi la Madonna, stare attenti, è stata concepita umanamente, anche se in età molto avanzata, da una donna che era stata sterile. Ecco, però dentro il grembo di Sant'Anna è avvenuto il prodigio, il miracolo, che noi non ci riusciamo a renderne conto di quanto sia grande, dell'Immacolata Concezione, perché l'unica creatura che per un intervento diretto e miracoloso di Dio non ha contratto il peccato originale, pur essendo nata come concepita, come siamo concepiti tutti noi, è la Madonna. Quindi il grembo di Maria di Sant'Anna è stato testimone di questo prodigio. Loro sono vissuti con Maria Santissima a Nazareth, perché la casa dove poi hanno vissuto con San Giuseppe, se Dio vuole l'anno prossimo ci andremo a dare un'occhiata, speriamo il Signore che ce lo conceda, e era la casa dei genitori di Maria, poi fu la casa di Maria e poi divenne la casa della Santa Famiglia. Maria stette con loro circa 3 anni, perché ella stessa poi manifestò il desiderio di recarsi al Tempio di Gerusalemme, e siccome i genitori avevano fatto voto di darla al Signore, a consentirlo immediatamente. Voi sapete che in Israele non c'era ancora, come da noi, la vita consacrata, non c'erano i frati e le suore, perché non era ancora arrivato Gesù che ha istituito questa forma sublime di vita. Tutti gli uomini e le donne avevano un'unica vocazione: sposarsi per dare figli a Yahweh. Solo che le bambine potevano stare nel Tempio di Gerusalemme, come la Madonna stette, questa è la festa che celebriamo il 21 novembre, la presentazione di Maria, da circa 3 anni fino a quando diventavano signorine. Mi capite in che senso? E infatti la Madonna uscì dal Tempio quando a 13-14 anni le fu dato come sposo San Giuseppe e tornò a Nazareth, perché avrebbe dovuto poi fare un matrimonio come tutti gli altri. Poi sappiamo che l'ha fatto il matrimonio con San Giuseppe, ma pure quello è stato un matrimonio unico. Nel frattempo i Santi Gioacchino ed Anna, che hanno avuto un dolore terribile nel privarsi della compagnia della Madonna, un sacrificio enorme, mentre Maria Santissima stava nel Tempio, sono passati a miglior vita. Quindi la Madonna non li ha visti più, quindi, e loro non hanno visto più Maria Santissima e non hanno potuto godere della sua presenza e amicizia soltanto per i primi 3 anni di vita. Ecco, questa è la storia di questi grandi uomini, che ci insegnano alcune cose fondamentali. Primo, una vita da spendere mettendo Dio al primo posto e Dio al suo servizio, e tra l'altro l'accettazione serena della volontà di Dio, la speranza e il valore dell'offerta. Ecco, un'offerta coraggiosa come quella che fece Sant'Anna è un'offerta poi mantenuta. Voi sapete che il Signore ogni tanto ci chiede qualche offerta,
anche molto dolorose, le cose più serie che chiede il Signore non sono i dolori del corpo. Noi quando pensiamo a qualche prova pensiamo subito a una malattia o cose di questo genere. No, no. I dolori più grandi sono i dolori dello spirito. Ecco. Io se posso, insomma, ricordare mia mamma, quando io sono entrato in seminario, mia mamma ha sofferto tanto, tanto, insomma, proprio il distacco umano, perché quando si percepisce un genitore, quando un figlio, come dire, viene preso dal Signore, non è che tu lo perdi, d'accordo, per carità, cioè poi c'è la gioia che uno rende gloria al Signore perché è una benedizione, però sicuramente la compagnia sensibile è chiaro che non ce l'hai più, no? Quando io stavo in seminario non stavo a casa mia, stavo al seminario a studiare, quindi ne perdi la percezione sensibile. Ecco, questa è una cosa molto bella, quindi impariamo anche noi, ecco, dagli eroismi, questo poi lo fecero anche Maria Santissima e Gesù, sono stati 30 anni insieme, ma quando è arrivato il momento di partire per la predicazione, Gesù ha preso la Madonna con tanto dolore, gli ha detto: mamma, da oggi in poi io appartengo alla mia missione, e c'è stato questo distacco. Poi immaginiamo ancora, no, il distacco che c'è stato giovedì santo, quando Gesù è andato verso il Getsemani, sulla croce, capite? Quindi, ecco, queste cose che coinvolgono la nostra vita interiore, la nostra vita affettiva, sono molto molto gradite al Signore. Ecco, quindi da Sant'Anna impariamo che quando il Signore ci chiede qualche cosa, ecco, cuore generoso, offerta della vita, e con gioia, ecco, sapendo che da questi nostri piccoli o grandi sacrifici il Signore sa trarre grandissimi frutti di bene. Ecco, la presenza di Maria Santissima al Tempio è stata, anche questo secondo la tradizione, fondamentale, perché in quegli anni, prima che la Madonna uscì dal Tempio, pregò tantissimo perché si compisse presto il mistero dell'Incarnazione, e secondo ancora la tradizione della Chiesa, Gesù è sceso poi nel grembo della Madonna proprio per tutte le preghiere che lei stessa ha fatto durante gli anni di permanenza nel Tempio. Quindi pensiamo, se Gioacchino ed Anna avessero agito in modo umano e avessero pensato: no, nostra figlia è troppo bella, ce la teniamo tutta per noi, no, non avremmo, sarebbero successi, insomma, di voi abbastanza seri. Vi raccomando anche una devozione, so che qui a Sermoneta c'è grande devozione, perché capite che i genitori della Madonna hanno un grande ascendente sia presso il cuore di lei che presso il cuore di Gesù. Anche questo ricordiamo, quando andremo in paradiso i nostri legami santi della vita terrena non sono distrutti, ma sono ancora di più valorizzati. Questo ci insegna anche l'importanza di pregare tutti quanti gli uni per gli altri, in particolar modo per le anime dei nostri familiari, perché tutti che viviamo certamente un tratto della nostra vita qui sulla terra possiamo un giorno ritrovarci in cielo. Siamo lodati Gesù e Maria.